Una mappa interattiva dei 30 km di piste ciclabili del comune di Arezzo, consultabile su qualsiasi dispositivo con l'app Google Maps. Questo è il supporto tecnologico presentato dall'amministrazione comunale. Uno strumento indispensabile oggi per poter fruire al meglio di un qualcosa che è stato fatto con risorse, con fatica, con impegno da parte dell'amministrazione. È un modo per lanciare ancora una volta Arezzo in un panorama un pochino più moderno rispetto al passato, non è più una carta topografica che viene aggiornata ogni edizione, ma è una versione software che ci consente di, con lo smartphone di andare in tutti i luoghi consapevolmente, sapendo distanze, sapendo pendenze, sapendo tutto. La mappa interattiva è raggiungibile dal sito del comune di Arezzo. Link a una mappa di Google all'interno del quale sono stati indicati tutti i percorsi di mobilità ciclabile, ma anche i parchi, quindi tutte le interconnessioni, il bike sharing, i parcheggi della città, le zone a traffico limitato, le zone pedonali, in modo tale da rendere il cittadino edotto di tutte le possibilità che abbiamo messo a disposizione. Nel corso di questi anni sono aumentate di molto le piste ciclabili perché sono state realizzate altri 3 km di piste ciclabili in sede propria, in sicurezza e quindi sicuramente molto, molto ben fruibili. È giusto dare al cittadino, oltre alle informazioni, anche la possibilità di poterle utilizzare. Nel corso di questi mesi abbiamo visto che è aumentata tanto l'utenza ciclabile e di mobilità sostenibile, anche con i monopattini elettrici, e grazie al lavoro dell'ingegner Giulia Armenia accanto a me, oggi i cittadini dispongono di questa opportunità di conoscenza in più. Grazie al menu della mappa interattiva potranno essere spuntate varie voci per avere o meno informazioni attinenti alle piste ciclabili, ma anche ad altri servizi. Spesso ci siamo resi conto che le informazioni che ci chiedeva il cittadino non erano tanto riguardanti la mancanza di piste ciclabili, ma quanto la mancanza di conoscenza della rete ciclabile. Ci siamo resi conto che serviva uno strumento al passo con i tempi, facilmente usufruibile in ogni posto, perciò dallo smartphone che tutti ci portiamo sempre dietro, per avere informazioni aggiornate dovunque siamo.